Trovate ancora una volta qui su Valdinievole News con l'appuntamento con la poesia. Le poesie di una cara amica di Silvia Pizza, una scrittrice che abbiamo già incontrato e che abbiamo deciso di proporre settimanalmente per un po' di tempo, dove lei appunto con il suo libro Istanti d'Eterno ci farà conoscere un pochino del suo mondo, le sue poesie. Ciao Silvia. Ciao a tutti. Senti, questi Istanti d'Eterno è un libro molto carino, facciamolo rivedere, dai. Eccolo qua. Grazie. Tacchete. La poesia di questa settimana, come si intitola e di cosa parla? Si intitola semplicemente Sei. Riprende anche un po' qualche canzone di Jovanotti che io all'epoca adoravo. Ah, ti E piace poi, Jovanotti? sì, abbastanza. E poi anche riprende qualche traccia di sempre di qualche SMS che io all'epoca inviavo a questo personaggio misterioso, ma comunque insomma che ha lasciato il segno in me. Un personaggio vero. Sì, è vero, però l'identità, Esiste? certo, Oh, esiste. Ah, l'identità Birbanti. però si nasconde. Non la vuoi svelare. No, 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 guai, guai. guai. Non la diciamo. No, proprio per Ah, creare pathos, ho suspense, tutto capito. Bene, ce quanto. la legge la poesia. Sicuramente. Si intitola semplicemente Sei. Tu un giorno mi chiedesti incuriosito, cosa ti ha reso vulnerabile verso di me? Io con naturalezza ti risposi, è un insieme di alchimia, di sensazioni ed emozioni provate per te. Mi piaci per i tuoi capelli brizzolati, perché hai senso dell'umor, per come ci siamo incontrati, per come mi hai preso nell'intimità, per come mi hai scavata dentro e perché ti trovo accattivante anche coi rotolini adiposi. Semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, semplicemente sei, sostanza dei sogni miei. Ah, molto carina. Senti, la morale qui, me la racconti Sì, la te? morale è semplicemente una descrizione di questo uomo Del quale tu sei innamorata. sì, è all'epoca parecchio, poi insomma uno dopo ritorna coi piedi per terra e capisce anche che forse c'è troppo entusiasmo, che c'è troppo sentimentalismo, però all'epoca lo vedevo proprio così, cioè come una persona attraente che riusciva a cogliere in me proprio tutte le Che fantasie riusciva ad possibili. aprirti, eh? Sì. Molto, sì. Per cui ecco, io lo descrivo come sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, perché proprio rappresentava tutto ciò. E poi anche perché comunque, insomma, una persona non deve avere tutte le caratteristiche che si cercano nell'uomo ideale. Vanno bene anche rotolini adiposi, vanno Oh, bene meno male. anche altre caratteristiche che sono l'ironia, il senso dell'umor, i capelli brizzolati, perché no, Quindi non anche... tingetevi i capelli. Me compreso, va. Certo. Perché insomma è bello anche essere se stessi, quindi va bene anche stare in jeans e maglietta e non per forza tutti insomma stirati, lucidati. Bisogna essere noi stessi. Certo. E poi insomma essere accattivanti, cioè saper stupire, saper sorprendere, queste sono cose che colpiscono una donna. Oh, va, vi ha dato veramente un'indicazione, cari maschietti, mi raccomando, seguitela. Silvia, ci Grazie. vediamo la prossima settimana. Grazie mille Sicuramente. con la prossima poesia. Ciao. Grazie a voi, ciao. Mi raccomando, voi seguiteci su Facebook, YouTube e twittiamo anche su Twitter. Valdinievole News, alla prossima. Bye bye.